prossima email che ci arriva da una telespettatrice e riguarda il mondo dei quad. Si chiama Francesca 82, non ci dice da dove scrive, ma si dichiara interessatissima ai quad. I miei, dice, non mi hanno mai permesso di comprare la moto che io amo alla follia, ma sembrano un po' più flessibili sui quad perché hanno quattro ruote e gli sembrano più sicuri. Ma come si guida un quad? Allora, cara Francesca, la tua domanda su come si guida un quad non è banale come potrebbe sembrare, tanto è vero che è nata una scuola guida per i quad. Il quad è un attrezzo particolare, potremmo definirlo, perché ha quattro ruote come un'auto, ma un manubrio come una moto. Non si guida né come un'auto né come una moto e noi, per avere dei dettagli più particolari e più tecnici, siamo andati a intervistare per te Igor Orso, che è istruttore e responsabile della scuola guida quad che si trova, pensa, a Bassano del Grappa. Per quanto riguarda la sicurezza sopra questi mezzi, sopra questi quadricicli o quad o comunque ATV, è molto importante, è fondamentale il bilanciamento del peso. Che cosa vuol dire? Che nel momento in cui io mi accingo a fare un'escursione o comunque a intraprendere un viaggio, uno spostamento con questo mezzo, devo non sottovalutare assolutamente il peso. Perché? Perché comunque il baricentro è abbastanza alto, specialmente nei mezzi utility off-road, perché negli sportivi, per esempio, è più facile, perché il baricentro è più basso, qui avendo un baricentro più alto è facile che avvenga in curva il ribaltamento e quindi onde evitare di trovarsi il quad capottato o di essere sbalzati fuori, bisogna cercare di bilanciare il peso. Nel momento in cui io mi accingo ad effettuare una curva, cercherò di mantenere sempre il peso all'interno della curva. Ecco, differenza tra un motociclo e un quadriciclo è che con il motociclo, con il corpo, posso piegare anche la moto nel momento in cui io mi accingo ad entrare in curva. Per il quad io devo fare tutto, il quad avendo quattro ruote sembra più facile, ma è molto più traditore. Nel momento in cui uno assume troppa confidenza, nel momento in cui uno prende troppa confidenza con il mezzo e si sente sicuro, nel 90% dei casi, lo testimoniano tutti i soccorsi che ho fatto in questi anni, ha dei problemi perché viene sbalzato fuori. Diciamo che situazioni ce ne sono tante, l'importante è rimanere sempre, cercare la centralità sopra il quad nel momento in cui si effettua un salto, perché comunque quando c'è la possibilità di saltare con il quad, quando si è in aria, basta uno sbilanciamento di un paio di centimetri e il quad può cadere con la parte anteriore o con la parte posteriore. Cosa succede? In questo caso è sempre consigliato l'atterraggio con la parte posteriore del quad, perché se io atterro con la parte anteriore, oltre ad avere delle sollecitazioni non indifferenti ai polsi, posso avere dei problemi addirittura di ribaltamento anteriore, come è successo a un ragazzo ieri che saltava, che ha ribaltato il quad in avanti. Quindi, fondamentale, nella curva bisogna sempre tenere il peso all'interno della curva. Nel momento in cui si effettua una salita e ci sono dei salti o dei gradini, posizione retta e peso in avanti, in modo da evitare il ribaltamento posteriore del quad. Nel momento in cui si effettua un salto, si cercherà di arretrare leggermente per evitare l'atterraggio con la parte anteriore del quad, ma bensì con la parte posteriore.